Sindaco, oggi si conclude questo progetto ampissimo che è durato 3 anni, dal 2010 ad oggi. Un resoconto, e secondo lei quali sono le luci e le ombre? No, è un resoconto sicuramente positivo, perché ha messo in moto, diciamo, una rete capillare ben distribuita sui 25 comuni dell'ambito lagonegrese Pollino, e ha messo in rete soprattutto le peculiarità e le dinamicità dei vari territori legati soprattutto alle istituzioni scolastiche, alle parrocchie, al mondo dell'associazionismo e naturalmente agli enti comunali che lavorano attraverso gli operatori degli uffici sociali. Quindi giustamente ha detto bene, un progetto complesso, ma che comunque ha messo in luce questo dinamismo, e ha messo in luce sicuramente una sensibilità più approfondita e maggiore rispetto al tema delle dipendenze, delle tossicodipendenze in particolare, e delle dipendenze in genere. Bisogna lavorare molto di più sulla repressione e sull'informazione e sulla prevenzione. Naturalmente è compito delle forze di polizia e di chi ha queste responsabilità nei territori di fare un lavoro ancora più attento e più efficace, come d'altronde stanno già facendo sui vari fenomeni legati alla droga. E per conto nostro, per il ruolo che abbiamo, invece il lavoro di prevenzione, come è stato fatto attraverso il progetto, deve essere portato avanti, perché informare le famiglie su questo fenomeno credo che sia un compito fondamentale. Noi non conosciamo i numeri esatti del fenomeno droga, diciamo così, in questo ambito, quindi la lagonegrese Pollino, però sappiamo dai giornali, dai mass media, che comunque è un fenomeno in crescita, cioè esponenziale proprio. Infatti, se dovessimo parlare di cifre, non potremmo essere così, perché tra denunciati, tra arrestati, tra quantitativi sequestrati e non, cioè comunque è un fenomeno in crescita. Quindi questi progetti sì, sono importanti, però che cosa andrebbe modificato, cioè per essere ancora più incisivi? Il lago Negrese non è immune a questa cosa, perché è una terra, diciamo, di cerniera rispetto a regioni importanti che sono la Campania, la Calabria, la Puglia, e quindi un territorio di scambi e di traffici che naturalmente hanno fatto incrementare questo fenomeno, come giustamente hai detto. Bisogna lavorare di più nella direzione che ha intrapreso il progetto, ma soprattutto nella direzione che vada a sollecitare un po' di più le forme di repressione. Bisogna essere drastici, su queste tematiche, perché purtroppo si è abbassato anche il livello di assuefazione, di età di assuefazione, perché parliamo di ragazzi di 15 anni, ancora prima nelle medie, non parliamo soltanto di droga, giustamente. Quindi il lavoro di informazione, io ci tengo molto a questa materia di prevenzione che va fatta con le famiglie per far emergere il fenomeno anche all'interno delle nostre comunità, che magari tante volte si fa prendere dai silenzi sociali, dai tabù. Bisogna appunto lavorare in questa direzione, perché anche quello che viene dopo, cioè la repressione, sia anche ancora più efficace e più determinante.